succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Inizia così il post di Anna Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: la vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute, scrive l'artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste, ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Chiocciola Radio Italia, che ringrazio per l'immediata comprensione. Poi Anna Marrone continua: inutile dirvi l'immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi, sottolinea Anna. Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima. Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e stai sereni davvero. Andrà tutto bene. Non appena è uscita la notizia è arrivato il messaggio di Maria De Filippi. Cara Emma, immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati 10 anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse, ha scritto Maria De Filippi su Instagram. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Poi riprende: ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo, ha aggiunto la conduttrice Mediaset. So che lo sai, ma ripeterlo non è mai abbastanza, se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell'anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima, ha concluso. Punto al momento Anna Marrone non ha svelato il male che l'ha costretta a prendersi una pausa, ma è probabile che sia legato al cancro alle ovaie avuto più di 10 anni fa, prima della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La giovane ha avuto una caduta nel 2012, quando è stata costretta ad operarsi una seconda volta dopo la vittoria al Festival di Sanremo.